invisibile, dove forse si ricomincia a vedere noi stessi. Questa mostra bellissima, io la vedo per la prima volta perché sono indaffarato per altre cose e non vedevo l'ora, sono in anticipo, fra poco inauguriamo e oggi abbiamo due avvenimenti eccezionali, ma la cosa che voglio raccontare, che è capitata ieri, è una cosa bellissima, perché un preside di scuole medie è venuto a trovarmi per tante cose e a un certo punto lui c'era questo catalogo sul tavolo e lui parlava del figurativo, lui è rimasto al figurativo, poi guarda un quadrettino che l'autore me l'aveva regalato lì e fa: questo non è figurativo, però mi piace. Ecco, per dire, questa è una cosa molto bella, è molto carina questo fatto, che l'ha detto è un professore, un preside, ma ancora legato al passato. E questo non figurativo è talmente bello che secondo me piace anche di più forse, perché per la prima volta uno si converte al non figurativo, come in questo caso. È una mostra che servirà a noi per convincere la nostra popolazione, che è un paesino di campagna, piccolo, tutto quello che vuoi, però rimane sempre il fatto che forse è un momento magico per far capire che anche il non figurativo può essere bello e piacevole. Portare i grandi maestri in questa mia personale non è stato un atto di presunzione, ma un doveroso omaggio a questi grandi artisti che ci appartengono storicamente e culturalmente e che hanno rappresentato per tutti la storia dell'arte italiana del secolo passato. Il linguaggio dell'astrazione è un linguaggio che ha una storia ormai centenaria nella ricerca artistica contemporanea, tuttavia ancora tanti aspetti da esplorare, quantomeno il rapporto con la tradizione. Questa mostra è una mostra che esplora proprio il rapporto con la tradizione dell'astratto, cercando di non mostrare il fianco alla paura di ripetere quello che è già stato fatto. Nell'astratto come nel figurativo molto è già stato prodotto dagli artisti, però ciò che abbiamo già visto fa parte di una storia che è la storia collettiva di tutti e che è la lezione della storia. Miniati ha interpretato in maniera molto sensibile e delicata questa lezione, esponendo i suoi maestri ideali che fanno parte della sua collezione insieme alle sue opere e rivelando quindi con chiarezza, senza nessun pudore, anzi con una certa dose d'affettività, quali sono gli aspetti del linguaggio astratto più amato. Questa mostra intesse proprio un dialogo silenzioso fra l'allievo ideale e i maestri immaginari, cerca di trovare delle assonanze tra il linguaggio dei grandi astrattisti storici della seconda metà del Novecento italiana e un artista che esplora l'astrazione come propria dimensione interiore. Per questo abbiamo chiamato un po' questa mostra il giardino dell'astrazione, perché è come essere in un luogo nel quale si cerca un contatto con la natura, ma con qualcosa che è superiore alla natura, cioè il cosmo. Vuole dire non la realtà che vediamo lì ed ora, in quel momento, ma piuttosto una realtà che appartiene all'immaginario, che è di tutti, che ha un respiro più ampio. Essere in un giardino è come essere nel giardino dell'Eden, essere nell'astrazione è come essere nel concetto generale dell'astrazione, vuol dire appunto passare dall'osservazione del vero alla contemplazione di ciò che il vero si è diventato dentro di noi. Questa è una mostra che presenta alcune serie di lavori che quindi si rincorrono come ritmo, come soggetto, come colori e va osservata attentamente perché sono proprio le piccole varianti a fare le differenze tra le opere.
Le opere di Mignati dialogano interrompendosi ogni tanto con quelle di astrattisti storici molto famosi, ma dialogano anche tra di loro. Quindi noi vediamo all'interno dello stesso ciclo opere di piccolo, medio e grande formato e vediamo che lo stesso segno, lo stesso ritmo, le stesse gambe cromatiche mutano nel cambiare della dimensione. È una mostra silenziosa, molto appagante per lo sguardo perché consente veramente un'immersione nel mondo del colore e coinvolgente, ed è una mostra che sembra un po' fuori dalla storia, non ci parla del 2013, ci parla di un secolo di ricerca astratta e forse ancora di più, e questo credo sia il carattere peculiare di questa esposizione. L'arte astratta non è soltanto segno, colori o forme. L'arte astratta è un linguaggio, un dettato del nostro vissuto, delle nostre esperienze, delle nostre emozioni. Paul Klee definisce l'arte astratta un'arte che rende visibile ciò che non è visibile. E tutti gli artisti che si sono misurati nell'astrattismo hanno rappresentato la loro visione, il loro mondo, la loro anima. Del Museo Maggi 900 di Pieve di Cento. Per me questa è una bellissima occasione di avere questa importante esposizione del maestro Roberto Mignati, che è stata preparata in questi mesi con un ottimo lavoro. Abbiamo raccolto circa una cinquantina di opere della sua collezione, tutto il suo periodo artistico molto importante, dove in più abbiamo anche aggiunto 7 capolavori dell'arte moderna, proprio nell'occasione della giornata dei musei aperti in tutta Europa. Dopo aver con lui organizzato anche un'importante esibizione come collaterale alla Biennale di Venezia, è per me la seconda volta che seguo un lavoro così importante che sicuramente avrà un fantastico risultato. Stiamo lavorando anche con Roberto Mignati per poter portare la sua mostra in Cina, nei principali musei nazionali del Guangdong, e dove anche noi come Museo Maggi nel dicembre del 2012 e 13 abbiamo prima organizzato un'importante mostra sull'arte moderna italiana, e dove quest'anno, alla fine dell'anno, avremo anche l'apertura del nuovo Museo Maggi 900 in Cina. Non si può prescindere dall'arte che ci ha preceduto. Mi sono trovato qui al Museo Barzellini, Museo Maggi di Pieve di Cento, proprio all'inizio di questa presentazione di Mignati, di questo artista romano. E mi ha colpito dove viene zoomato, viene illuminato questo quadro, soprattutto dal segno. Pittore che ho conosciuto diversi anni fa, ed è rimasto un pittore che mi ha colpito prevalentemente il colore, che credo che sia una cosa estremamente importante nella parte creativa di un artista. Ma per quanto riguarda questo dipinto in particolare, il segno ha lasciato un qualche cosa di quell'identità, di quell'originalità che ogni pittore dal disegno deve portare avanti un messaggio. È una bella mostra, una mostra interessante, una mostra che merita ancora una volta questa ricerca continua di questo pittore, che la sua colorazione, le sue creatività estremamente figurative, per me ha lasciato una grande gioia. Di un quadro, un rapporto molto intimo con la pittura, e a me piace dire a me stesso molte volte che il pennello non copre ma scopre, e la conoscenza di questi grandi artisti ha aperto delle porte e ha fatto scoprire il loro intimo.
nelle forme più profonde, più nascoste. La funzione della descrizione di una cosa che non esiste, che è invisibile, ha questa funzione, quasi un rapporto psicoanalitico, una conoscenza profonda con se stesso. Afro mi ha fatto conoscere la potenza di una forma lirica, di una salvifica, Capogrossi un segno che si ripete come una preghiera, come una litania, oppure la gentilezza del segno femminile dell'Accardi. Sono impressioni che una volta conosciute rimangono dentro e credo che sia la cosa più bella che un artista possa esprimere nella sua pittura. Il colore nella pittura ha un ruolo fondamentale e per me è forza vitale. Il concetto che mi piace, ma per esprimerlo ho bisogno di più parole, capito?